Sarà il momento per fare tante riflessioni, una su tutte, però insomma servono i finanziamenti, altrimenti Arezzo Casa ha difficoltà comunque a fare manutenzione, ma poi soprattutto ecco, questo tema dell'emergenza casa non si risolve. Sì, questo è un momento storico mai visto prima, noi ci troviamo per la prima volta senza nessun finanziamento né regionale né statale, con i comuni che hanno tutti quanti problemi di bilancio e che quindi possono corrispondere in maniera minima e sicuramente non sufficiente per far fronte alle esigenze che abbiamo. Di fatto noi oggi viviamo solo con i nostri canoni e questo è impensabile, è impossibile. C'è bisogno di modificare lo strumento ERP, c'è bisogno di costruire dei finanziamenti strutturati e soprattutto c'è bisogno di fare una progettazione, serve un piano casa, dopo 61 anni dalla fine del piano casa Fanfani servirebbe immediatamente, non solo nella nostra realtà ma in quella nazionale, un nuovo piano casa e servirebbero delle nuove leggi, dei nuovi provvedimenti che ci dessero la possibilità di fare il nostro lavoro al meglio. Ecco, in un quadro sicuramente non positivo a livello nazionale ma anche europeo, Arezzo, la realtà di Arezzo Casa com'è messa? Sì, la realtà di Arezzo Casa in effetti non è messa poi così male. Io personalmente ho fatto un tavolo politico pochi giorni fa proprio nella città di Torino, dove eravamo insomma svariate città italiane di varie dimensioni, quindi dalle metropoli ma anche le città di medio abitazioni, e da lì proprio con i dati alla mano è emerso che la città di Arezzo poi alla fine si sta difendendo alla grande, perché comunque non ci sono liste di attesa spropositate, non ci sono case non abitate e soprattutto non ci sono appunto occupazioni, quindi di per sé c'è una lista di attesa che scorre, e quindi questo rende appunto la città di Arezzo virtuosa nel suo lavoro. Si guarda però anche all'Europa, ad esempio alla Francia. Sì, si guarda assolutamente all'Europa, proprio perché adesso è nata proprio questa nuova figura a livello europeo che si occuperà delle politiche abitative, e questo sta a indicare che finalmente si è posta l'attenzione su quelli che sono i veri problemi delle abitazioni ERP, in primo fra tutti la manutenzione, ne abbiamo una coscienza anche qui ad Arezzo, lo sappiamo, ma è un problema che a questo punto deve per forza interessare la parte non solo nazionale ma anche europea, e quindi sperare anche in fondi che possano aiutare sia le amministrazioni che le società che si occupano di alloggi ERP, insomma, a sostenersi e andare avanti nel lavoro.